cuoco romagnolo che cucina sulle Dolomiti. Come si coniugano questi due mondi? Si coniugano perché le Dolomiti nascono dal mare e quindi un po' il destino, un po' che lo chalet si chiama Dolce Vita, quindi il ricordo anche un po' felliniano e il destino ci ha uniti. E la tua cucina che cosa rappresenta di questa tua unione? Rappresenta anima, tradizione e mercato, tre elementi che racchiudono la nostra cucina. Anima perché dietro tutto ciò che facciamo c'è il nostro credo. Tradizione perché provengo da una cucina tradizionale, ma oggi faccio una cucina di tradizione, quindi una cucina che guarda il futuro. Mercato perché la mia cucina lavora e si basa in base alla materia prima, non al capriccio del cuoco. Ecco, e la materia prima quanto conta quindi? 100%. Quindi puoi solo rovinarla qualche volta? Sì. Ecco, ma i tuoi piatti ai quali legheresti un attimo la tua immagine oggi? Beh, sicuramente la legherei a uno spaghetto ai gamberi rossi, dove lì richiamo veramente la mia origine di cuoco romagnolo per il concetto, la tecnica, l'idea che è stato portare un piatto di un essenziale unico, gambero e spaghetto. E per rimanere legati alle Dolomiti, a una nocetta di capriolo al lardo di montagna servito con un habitat naturale. L'habitat naturale, per farle capire, cambia in base alla stagione, cambia in base all'ingrediente, cambia in base alla materia prima. Questo è Enrico Croatti. Ecco, Enrico Croatti, che è anche di Eurotalk. Esatto. E questo cosa aggiunge come impegno professionale? Allora, aggiunge tanto perché io cerco di fare poco ma al massimo. Eurotalk, sono entrato 8 anni fa, Eurotalk è l'unica associazione alla quale io sono al momento legato, perché credo che veramente stiamo lavorando sulla cucina italiana, stiamo lavorando sulla qualità. C'è una serie di regole e di sorta di giuramento al quale un cuoco prima di entrare deve fare, e Eurotalk è capitanata da un presidente preparato, un presidente che vuol fare bene. Io stimo chi vuol fare bene, perché io costantemente cerco di farlo tutto quello che faccio. Bravo.